Siamo a Consulenza 2017 con Michele Quinto, co-country head Italia di Franklin Templeton. MiFID2 solleva vari interrogativi e varie questioni sull'industria in generale. Ci può dire il suo punto di vista, cioè il punto di vista di una SGR come la vostra? Tendenzialmente, da un punto di vista della società prodotto, quindi della produzione, non cambia molto, non ci saranno particolari stravolgimenti nella MiFID 2. Quindi siamo in linea e in coerenza con quello che è stato detto oggi nelle conferenze. È logico che ci sono due o tre temi che dovremmo maggiormente approfondire, che credo come tante altre società possiamo facendo con dei progetti interni. Il primo è quello della product governance, quindi l'individuazione del target market che influirà nei rapporti che abbiamo con i distributori. Necessiterà di un maggior scambio di informazioni, di una maggiore vicinanza anche in tutta una serie di progettualità. Credo che attendere le società di distribuzione dovranno sempre più selezionare alcune società prodotto, dovranno quindi un po' ridurre il numero delle società con cui lavorare, altrimenti ci potrebbe essere un forte aggravio di costi da un punto di vista informativo. Diciamo, lato invece consulenza indipendente, non indipendente, noi continueremo il nostro modello con tutti i nostri distributori. In altre parti d'Europa abbiamo lanciato delle clean shares, le cosiddette classi che servono per i fee only, per il modello advisory. Potremmo eventualmente lanciarle in Italia, ma questo lo faremo se e solo se verranno appositamente richieste da qualche distributore. Quindi ci siamo già attrezzati per fare questo, però aspettiamo delle indicazioni maggiori nel caso in cui qualcuno volesse attivare anche la consulenza indipendente. Le volevo chiedere in termini di posizionamento strategico quanto ai prodotti, siete forti sul mondo degli alternativi e poi l'obbligazionario che insomma preoccupa, però è sempre la passione del mercato italiano. Su cosa state lavorando? Riguardo agli alternativi, noi siamo partiti 3 anni fa con il progetto K2, con il quale abbiamo lanciato un prodotto multi-strategy in Italia. Quindi abbiamo, rispetto agli altri competitor, posizionato il nostro prodotto con una value proposition diversa che abbraccia più strategie, quindi liberando un po' i consulenti finanziari nella scelta delle strategie hedge o alternative da utilizzare nei portafogli. Abbiamo fatto evolvere questa strategia. Quest'anno abbiamo lanciato due prodotti single strategy, uno dedicato al long short credit e l'altro al global macro, proprio perché crediamo che questi due temi siano dei temi particolarmente rilevanti oggi nei portafogli dei clienti e possano supportare al meglio i consulenti finanziari nella costruzione delle asset allocation. Riguardo al bond, credo che il bond oggi significa soprattutto rialzo tassi. I nostri portafogli principali sono posizionati per un eventuale rialzo dei tassi ormai da un paio di anni. Adesso si stanno incastrando, mi passi il termine, una serie di variabili che sono particolarmente positive per i nostri fondi. Infatti, negli ultimi 6 mesi hanno recuperato terreno, sono ben performanti anche dall'inizio dell'anno e crediamo che le strategie in generale, total return o le strategie unconstrained, possano continuare a rappresentare il punto di riferimento del bond per i consulenti. Grazie, dottor Quinto. Grazie a voi.